Siamo a Palazzo San Giacomo, sono con il console generale americano Colomba Barrosse. L'importanza di un evento che dura ormai da 4 anni, le simulazioni, ma soprattutto dare la possibilità ai ragazzi e giovani napoletani, grazie anche a una bellissima iniziativa di 2 borse di studio, di 2 borse di viaggio per New York, e creare quelle sinergie che servono nel futuro lavorativo dei giovani. Assolutamente, è un'opportunità per i giovani napoletani di vedersi veramente in un mondo globale, vedere che intorno a loro succedono tante cose, c'è una complessità, e questo programma gli permette non solo di entrare dentro dei temi, ma di poter prendere ancora nuove abilità. Come dibattere, come parlare in pubblico, l'inglese è molto importante. E poi anche in questo mondo lavorativo che loro troveranno all'uscire dell'università, avranno un strumento di più per poter trovare un lavoro. Soprattutto, come lei raccontava la sua esperienza, lei da giovane l'ha vissuta come studentessa e quindi ha dovuto studiare tutto ciò che era lo Yemen, quindi si è trovata così con uno stato di cui conosceva poco e niente, però alla fine poi si è arricchita, e ancora oggi, insomma, col lavoro che poi ha scelto e ha avuto l'opportunità di fare, le è servito anche quell'esperienza. Assolutamente sì, è stato per me un'esperienza, per noi studenti di liceo molti anni fa, di conoscere nuovi paesi, di conoscere temi che forse vedevano nei giornali, vedevamo nei giornali, di interessarci. Per me è stato anche una motivazione professionale nel come la diplomazia può essere importante, può dare l'opportunità di dialogo per trovare soluzioni comuni, per capirsi meglio e per continuare come democrazie nel questo obiettivo nostro della pace. Nel ringraziarla e salutarla, e proprio con queste ultime parole che credo non siano importanti, soprattutto per il momento che stiamo vivendo proprio a livello mondiale, cosa ha significato per lei avere degli approcci e creare delle sinergie che poi oggi svolge con il suo lavoro da donna come console generale americano? No, come ho detto, questa idea che il parlare insieme, anche se ci sono differenze filosofiche, pensieri, culturali, eccetera, di vedere che si può arrivare a una soluzione se si collabora, se si lavora insieme e se l'obiettivo finale è quello della pace, di poter vivere insieme e creare il benessere globale. Grazie, signora.